Hanno la terra, vedete, è proprio un regno di sacerdoti, c'è cioè una regalità sacra, è vero, e un sacerdozio regale, no? Entrambe queste dignità, cioè sia quella sacerdotale che regale, si compenetrano in questa visione della patria eterna del cielo. E quindi i santi avranno una volontà veramente sovrana. Questo però perché? Ebbene, per il semplice motivo che la loro volontà, ovvero la volontà dei santi in cielo, non è altra che la volontà stessa di Dio. Una sarà la volontà di tutti e di tutti Dio stesso sarà corona, dice San Tommaso. Una sarà la volontà di tutti e Dio stesso di tutti sarà corona. Citando il bel versetto 5 del capitolo 28 di Isaia, quel giorno il Signore dell'universo sarà Lui stesso lo splendido ornamento e la magnifica corona per il resto del suo popolo. Vedete, il Dio è la corona regale del suo popolo, dei suoi santi, no? Questo proprio perché in qualche modo ogni santo ha, è limpidamente, vedete, senza ombre, qua giù sulla terra, per quanto ci si sforza di essere buoni, c'è sempre qualche ombra che ci separa da Dio, no? Mentre nel regno dei cieli la volontà umana senza ombre aderirà perfettamente alla volontà di Dio. E dato che la volontà di Dio è sovrana, vuol dire che tutti in Dio saranno sovrani, vedete? Popolo sovrano, ma solo in patria celeste, care sorelle. Adesso celebreremo il secondo centenario della rivoluzione francese, capite? Mi sa molto che i rivoluzionari francesi, come si suol dire, hanno preso un granchio, capite? Hanno sbagliato un tantino la valutazione della libertà dell'uomo, no? Ecco, vedete, il popolo è sovrano, sì, ma solo quando è perfetto in Dio, perché solo la sovranità di Dio è una sovranità perfetta. Invece noi, ahimè, anche noi cattolici, vedete, queste cose non bisogna arrendersi, bisogna addirittura stare fermi a posizioni davvero dell'ancien regime, perché sono vere, capite? E cioè al fatto che non c'è sovranità in cielo e sulla terra che non discenda dalla paternità di Dio. Vedete, sono le la scrittura parla chiaro, no? Da Dio ogni paternità discende. Invece i nostri ragazzini a scuola imparano che mentre durante il Medioevo, oscurantista e tutto buio, tutto tenebroso, è vero, la Chiesa assoggettava le povere menti a queste tenebre dell'intelletto, insegnando che appunto non il popolo è sovrano, ma il re è sovrano per grazia di Dio, capite? Ebbene, chi che ne sia, capite, il rapporto tra popolo e sovrano, una cosa è sicura, che sia il re che il popolo sono sovrani, se sono sovrani, solo e unicamente per grazia di Dio. E così c'è poco da fare, cioè per la volontà di Dio regnano i re, è vero, dice la scrittura, e se i popoli regnano per carità può anche darsi, capite, ma se regnano anche i popoli interi, ebbene regnano sempre per grazia di Dio, non vedete? Cioè c'è un profondo malinteso, molto spesso al giorno di oggi si sente dire in fondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo non è altro che un ribadire i concetti cristiani di fratellanza, di uguaglianza, di libertà, no? Nulla di più opposto alla concezione cristiana del vero amore del prossimo e della vera libertà dei figli di Dio, capite? Vedete, qual è la differenza? Sottilissima, sembra una cosa quasi da nulla, capite? E però è abissale. Cioè, mentre la Chiesa ci insegna che noi siamo liberi per grazia di Dio, cioè come creature fatte a immagine e somiglianza del nostro Creatore, ebbene, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dichiara che l'uomo è libero immediatamente, in assoluto. Vedete? C'è la matrice della dichiarazione, è una matrice chiaramente atea. C'è poco da fare. Per Dio non c'è posto in questa prospettiva. Vedete? Non che non ci sia posto in assoluto, perché c'è la libertà di religione, bontà loro, libertà di religione, però il Dio diventa oggetto di scelta. Cioè non è che Dio abbia scelto noi perché ci siamo. Siamo noi che scegliamo Dio, bontà nostra, perché ci sia Lui, se ci capita di votare, capite, a suo favore. Non so se rendo l'idea, capite? Guardate che le prospettive sono davvero cambiate, e non da poco. E quindi, vedete, in questo con molta calma, con molta serenità, ma anche con molta così ostinatezza, capite, care sorelle, dobbiamo mantenere la verità proprio teologica, capite, del nostro rapporto con Dio. Cioè, noi siamo liberi. Ma non siamo liberi assolutamente, siamo liberi relativamente a colui per la somiglianza del quale siamo liberi. Non so se vi spiego, capite? E questa è la terribile prevaricazione dell'umanità moderna, cioè la svolta antropocentrica in qualche modo, no? Cioè aver posto proprio l'uomo a posto di Dio, no? Gregorio XVI, che era effettivamente una mente un tantino sullo stile dell'ancien regime, bene, Gregorio XVI diceva appunto che si tratta di un deliramentum, no? Cioè di un delirio,
dell'umanità inebriata del suo orgoglio, no? Su un certo aspetto è proprio così, cioè non è che Dio venga del tutto escluso, ma Dio deve adeguarsi alle voglie dell'uomo, no? Non al contrario, cioè non è l'uomo che ubbidisce a Dio, al contrario, noi ci facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza, come diceva Feuerbach, no? Non è che il Signore mi perdona, non è Dio che mi ha creato, sono io che creo il mio Dio secondo la mia immagine e somiglianza. Questa è la, capite, la concezione di Dio che scaturisce da questa, dalla filosofia, insomma, della dichiarazione dei diritti dell'uomo. In apparenza una cosa estremamente innocente, capite? Chi non sarebbe d'accordo che tutti siamo uguali, fratelli, che ci dobbiamo voler bene, sembra leggere il Vangelo, capite? Ma sotto c'è questo anguis in herba, capite? È vero, c'è questo veleno, in cauda venenum, no? Che praticamente a Dio non si accenna più. Dio è oggetto di una libera scelta dell'uomo, cioè se l'uomo lo fa esistere, Dio esiste. Se l'uomo non si compiace di non farlo esistere, ebbene Dio non ha. Poi è da lì che nasce praticamente la concezione di una società atea, di una società che prescinde da Dio o che addirittura proprio combatte Dio, come purtroppo talvolta nel mondo moderno accade. Bene, e invece noi sappiamo che la nostra libertà è un preziosissimo dono di Dio. Libertas prestantissimum donum, come dice appunto una bellissima enciclica di Leone XIII, no? La libertà è proprio un dono che Dio ci ha elargito, no? Non è un qualche cosa che noi abbiamo perché noi stessi ci siamo creati, abbiamo la libertà perché Dio ha voluto che noi fossimo a sua immagine e somiglianza. Vedete, in qualche modo, ne abbiamo già parlato in parte, però è importante sempre meditarlo, vedete, anche per motivi apostolici, perché uno dei malintesi odierni anche tra giovani cristiani, no? Uno dei malintesi più incresciosi è proprio quello sulla libertà. Libertà, la capacità di fare quello che mi viene in mente, quello che io così in questo momento voglio fare, no? Capite? Molto spesso in questi conflitti generazionali, no? I genitori che dicono tu non devi uscire la sera, il giovanotto che dice io sono un cittadino libero perché ormai ne vero ho 18 anni o quanti, ne vero che lo Stato lo dichiara maturo, no? Per legge dichiarato maturo, capite? Una cosa che mi diverte al sommo, no? Perché se vi ricordo bene, anzitutto l'uomo non è mai maturo, guardate che anche adesso ne vero sono ben lontano dall'esserlo, ma diciamo così pressa poco, capite? Pressa poco. Se mi ricordo bene attorno ai 25-27 anni, se tutto è andato bene, non so se ricordo bene, comunque presa poco una certa quale maturazione non del tutto compiuta forse si è verificata lì, ecco, vedete, cioè 18 anni decreto legge, capite, tutti maturi, tutti cittadini, ecco, vedete, non è così che capite care sorelle che si può fare, no? Ecco, e quindi in qualche modo bisogna definire bene la libertà, che cos'è? La libertà vuol dire, anzitutto la libertà è un dominio che la nostra volontà possiede sui propri atti. E che la volontà possiede un dominio sui propri atti. E certo, c'è poi questa è l'essenza della libertà, no? L'essenza spirituale della libertà, il dominio che la volontà possiede sui propri atti. E certo, poi, dato che l'uomo è libero interiormente, è bene che sia rispettata anche la sua libertà esteriore, no? Cioè congeniale all'uomo. Vivere in modo libero, no? Cioè che possa in qualche modo disporre anche dei suoi atti esterni, no? Questa è poi la libertà detta politica, no? Però vedete, la libertà politica esteriore non ci sarebbe se non ci fosse a monte, ne vero, la libertà della volontà, e quindi bisogna partire appunto dalla libertà nella sua essenza. Ora la libertà consiste nel dominio che la volontà possiede sui propri atti, e questo dominio a sua volta è radicato nel fatto che l'uomo può riconoscere, è in grado di riconoscere il bene particolare, relativo, come sottomesso, cioè come in qualche modo limitato, nell'ambito del bene sommo e infinito. Vedete, questo solo a una creatura razionale è dato. Gli animali non hanno questa capacità, no? La libertà consiste nel fatto che l'uomo vede la limitatezza del bene alla luce del bene illimitato, del bene infinito. La libertà nasce da questo confronto. Se noi vedessimo come gli animali, solo dei beni finiti, dei beni ben determinati, particolari, noi non saremmo liberi. Cioè l'istinto ci porterebbe a realizzare volta per volta quel bene particolare al quale l'istinto stesso ci porta, no? E invece noi siamo liberi, cioè dominiamo i nostri atti, dominiamo la nostra volontà, anche gli atti esteriori, proprio perché noi siamo in grado di paragonare ogni bene particolare che ci si presenta con il bene infinito. Vedete? Alla luce di questo paragone risulta che il bene limitato
è certo un bene, però in quanto limitato, ebbene noi siamo al di sopra di esso, non so se rendo l'idea, capite quel che voglio dire? Cioè gli animali considerano il bene particolare solo come un bene, non come particolare, cioè come limitato, come coartato. E vedendo quindi nel bene finito solo il bene, non possono non realizzarlo, perché tutti gli appetiti, vedete tutta quella parte dell'uomo che è la tendenza, no, a qualche bene, ebbene ogni appetito, ogni tendenza, per forza, per natura, no, spontaneamente tende al bene. Quindi se una realtà buona, se una realtà buona ci si presenta solo come buona, noi non possiamo non sceglierla. Cioè, anzi, non sceglieremo affatto, perché non saremo liberi, semplicemente avremo un desiderio di quel determinato bene. Tanto è vero che addirittura gli stati patologici, no, quando scompare questa capacità intellettiva di paragonare, di valutare i beni, non c'è libertà. Vedete, quel soggetto non agisce liberamente, perché per lui in quel momento quel determinato bene è solo un bene e perciò non può non realizzarlo. Ecco. Allora è sommamente importante, vedete, che si rispetti nella libertà questo distacco del bene particolare dal bene sommo. Ora vedete come l'indole della libertà è una indole profondamente religiosa, capite? Cioè praticamente vuol dire considerare tutti i beni come quasi un nulla dinanzi al sommo bene che è quello di Dio, e di Dio solo. Quello che dice San Paolo, ho considerato tutte le cose come una spazzatura pur di guadagnare il Cristo. Capite quello che voglio dire? Vedete? Questo è un parlare di uomo libero, paradossalmente, capite? Perché c'è gente che crede che quando si realizza in tante vicende particolari, mondane, tante soddisfazioni, capite, che si concedono, pensano che allora sono perfettamente liberi. Io sono libero di concedermi una bellissima vacanza, poi torna più avvilito di prima, capite quello che voglio dire, no? Sono liberissimo di concedermi quello svago, magari anche non del tutto onesto, poi succedono dei guai, capite, è vero, tutti sono avviliti, sia il protagonista della vicenda, sia tanta altra gente, vedete care sorelle? Insomma, succedono le vere e proprie tragedie per questo concetto frainteso di libertà. La libertà non consiste nel fatto, anzi proprio la schiavitù nasce dal fatto che uno considera se stesso come in grado di realizzare qualche bene particolare e quindi deve realizzarlo, perché se non lo realizzerebbe, allora non sarebbe, se non lo realizzasse non sarebbe pienamente uomo. Quanto spesso si sente dire questo, io devo fare questo perché se no la mia umanità rimane in qualche modo, ne vero, mutilata, non pienamente realizzata. È terribile quella sete, proprio sembra che l'umanità sia un tantino impazzita, sapete sorelle care, una cosa davvero tremenda, eh? C'è proprio gente che corre dietro a queste visioni, no? La moda poi spesso, poi capite, il consumismo fa sì che in qualche modo questi beni di cui hanno tanto bisogno, è la moda che gliene crea il bisogno, capite? Per esempio quei giovanotti che hanno bisogno di vestiti firmati, mi ha divertito al massimo, capite, no? Ho detto a quella cara figlia, guarda che lo firmo io, è vero? No, da lei non vale, padre. Insomma, allora bisogna che ci sia quella boutique, o come si chiama, è vero, che firma, è vero, ecco così. Capito? Poi è la stessa cosa come se la comprasse senza la firma, non so se rendo l'idea, vedete? Anzi, allora capite il consumismo come ci schiavizza, no? Invece quei poveretti che corrono dietro a quei miraggi, no? Nel contempo però sono perfettamente convinti di essere realizzati, no? Mentre quei altri, capite, noi altri per loro siamo dei poveretti, dei mutilati, degli handicappati, capite? Dovremmo riscuotere una specie di pensione come quei, è vero, che sono mutilati di guerra, che anche noi dovremmo, davvero, è una cosa interessantissima, capite? Che queste due posizioni, cioè quella del mondo e quella della Gerusalemme celeste, sono veramente in un contrasto enorme tra loro, capite? Non c'è di per sé conciliazione, o si sta da una parte o dall'altra, capite? Cioè noi spesso giustamente consideriamo schiavi loro e loro considerano infelici e schiavi noi, ma non c'è via di mezzo, capite? E allora è cosa interessantissima, vi citai già l'esempio di Socrate, no? Il quale diceva, andava al mercato di Atene, è vero, e dice, divertito, poi tornava sempre quando gli chiedevano i suoi discepoli, tu che sei un saggio, come mai vai a vedere tutte queste cose? Perché Socrate era un tipo interessante, lo sapete bene, che a differenza di altri filosofi che erano più meditativi e introversi, Socrate andava a parlare con la gente sulla piazza, no?
e tra l'altro vedeva anche le botteghe di artigiani, eccetera. Allora gli chiedevano talvolta ai suoi discepoli: tu sei un saggio, insomma, che ci predichi la encratea. Infatti la encratea socratica vuol dire il dominio di sé, no? Il dominio delle